da lontano, ma anche persone straordinarie che hanno lasciato vicino a noi tanto bene. Padre Bartolomeo Sorge e Rita Levi Montalcini. Certamente se dell'ultima sappiamo che ha lasciato la scena di questo mondo già da qualche anno, a 103 anni per la precisione, e dell'altro invece magari abbiamo solo vagamente sentito parlare, sappiate che c'è molto più in comune di quello che può sembrare. Perché quando si è una persona dedita alla scienza e quando si è una persona dedita agli altri attraverso la propria fede e naturalmente con l'azione, c'è molto più dello stesso fuoco che nutre a fondo tutto quel sentimento di creare e lasciare per gli altri qualcosa di buono. Da chi cominciamo dunque? Un uomo di Dio alfiere del Concilio, padre Bartolomeo Sorge, ricordato nella sua carismatica figura da Alberto Chiara per Famiglia Cristiana, ci ha lasciato ultra novantenne poco tempo fa. Vediamo alcuni scatti, ad esempio nel primo convegno ecclesiale nazionale Evangelizzazione e Promozione Umana che si è svolto a Roma nel 1976. Perché comincio da un elemento che fa parte già della sua vita matura, più che dal cursus honorum, proprio perché per lui la formazione, l'impegno, la fede sono stati soltanto gli strumenti necessari per altro, cioè amare gli altri, far crescere i giovani con un senso di altruismo anche per la collettività. Dunque Alberto Chiara usa subito l'aggettivo profetico. Sollecitato a scegliere un aggettivo per definire padre Bartolomeo Sorge, gesuita come lui e come lui direttore della prestigiosa rivista La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro sceglie questo termine. Un termine che rievoca figure forti come Isaia, come Giona e la cui origine in greco indica colui che parla in nome di Dio. Eh già, chi non sa che la parola profezia, il termine e l'aggettivo profetico nascono proprio da quella radice che significa dire, ma dire pro, cioè facendo arrivare il suono della propria voce davanti a sé, comunicando, quindi andando oltre il proprio io. Ha saputo interpretare al meglio, anche su Famiglia Cristiana, di cui è stato a lungo editorialista, la vita politica ed ecclesiale del nostro paese. Nutrito di preghiera, attento alla più genuina religiosità popolare, avversava sterili intimismi spirituali e soprattutto era un avversario di tutti i populismi. Anche per questo, nella ultima stagione dei suoi editoriali o quando veniva intervistato, non aveva timore di dichiararsi deluso da come venivano a volte strumentalizzate le radici cristiane del popolo italiano proprio da coloro che avevano imbracciato i populismi. Quando vi siete conosciuti, chiede Alberto Chiara a padre Antonio Spadaro, a proposito appunto di questo rapporto tra gesuiti che hanno avuto compiti simili riguardo alla testata importantissima La Civiltà Cattolica. L'ho visto da studente, risponde Spadaro, a un convegno presso Roma, ma il primo incontro approfondito fu a Messina durante un corso di esercizi spirituali, ne predicava tanti. Sarà stato il 1991 o forse il 92, comunque prima delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Era scortato. Uno dei suoi angeli custodi fu Agostino Catalano, un agente ucciso con il giudice Paolo Borsellino. E non si finisce mai di scoprire dettagli importanti quando si parla di persone appunto che non si risparmiavano e che formavano una rete fatta appunto anche di settori differenti. Prima parlavo del nesso che può esserci nell'impegno
di una scienziata e quello di un sacerdote, ma così altrettanto possiamo dire per i magistrati, gli insegnanti, le forze dell'ordine e tanti, tanti altri. Entrò a 17 anni, e qui naturalmente parliamo ancora di padre Sorge, 17 anni li aveva quando la guerra era appena finita, la Seconda Guerra Mondiale naturalmente, nella Compagnia di Gesù. Nel 1966 venne destinato alla rivista La Civiltà Cattolica, di cui poi fu anche direttore tra gli anni 70 e gli anni 80. Periodo appassionante e difficile, perché erano gli anni immediatamente seguenti il Vaticano II, densi di tensioni, entusiasmo e ansia di rinnovamento. Abbiamo detto della sua collaborazione con Famiglia Cristiana. C'è poco tempo per mostrarvi però le altre fotografie in cui si vede proprio la confidenza, il sorriso, la fiducia tra diversi papi e lui, e naturalmente anche con altre persone, personaggi della Chiesa e semplici fedeli. Ha sperato negli ultimi anni, siamo quando già Papa Francesco era stato eletto, che stimolata dall'Evangelii Gaudium e dall'intervento di Papa Francesco al convegno di Firenze, era il 2015, la Chiesa italiana si rimettesse in moto, scegliendo uno stile sinodale capace davvero di camminare insieme, ma patì l'ennesima delusione. Seguiva la politica italiana, voleva che recuperasse un'anima. Si impegnò a favore della solidarietà nazionale e la ricomposizione delle forze che avevano scritto la Costituzione. Era convinto che dopo la fine delle ideologie del Novecento, tutte smentite dalla storia, i liberi e forti ai quali il popolarismo si rivolge siano tutti coloro, credenti e no, che si riconoscono in un programma riformista. Cose da fare ispirate ai valori di umanesimo trascendente. È molto bello questo termine, oggi che si cerca un nuovo umanesimo anche nella politica, proprio perché c'è un affanno, c'è un fiato corto per vari motivi, in senso purtroppo proprio, oltre che traslato. Dunque l'umanesimo trascendente significa proprio il modo migliore per avere poi un piano comune tra credenti e non credenti nell'azione per il bene di tutti. E adesso ancora un numero di Famiglia Cristiana proprio per arrivare a lei, a Rita Levi Montalcini. C'è stato un appuntamento televisivo recente che l'ha riportata alla ribalta, ma certamente si tratta di uno di quei giacimenti culturali ai quali, soprattutto per le giovani generazioni, bisognerebbe fare sempre riferimento. E qui ci sono i ricordi della nipote della grande scienziata, che è anche presidente dell'associazione che ne porta il nome, attiva a favore dei giovani. E l'intervista è di Fulvia degli Innocenti. Mia zia, fragile ma con una volontà di ferro, per lo studio ha rinunciato a crearsi una famiglia, ma non è stato un sacrificio perché amava ciò che faceva. Curava l'abbigliamento e andava ogni settimana dalla parrucchiera. Addirittura che ci sia voglia di sottolineare quel suo look assolutamente inconfondibile, può sembrare solo un vezzo, ma naturalmente è interessante ricostruire anche appunto il quadro generale di una personalità nata comunque in una famiglia estremamente capace di andare controcorrente e che, come ha raccontato appunto la nipote, ha anche questa caratteristica attraverso le generazioni di un grande decoro. Pare che appunto un altro familiare non mancasse mai di portare giacca e cravatta anche in casa, a proposito di chi pensi che sono dettagli da poco. A volte invece in una vita significano. È una vita lunghissima quella di Rita Levi Montalcini, 103 anni. Piera Levi Montalcini dell'illustre zia non porta solo il cognome, ne ha anche raccolto l'eredità in qualità di presidente dell'associazione che per volere della scienziata si rivolge soprattutto alle giovani generazioni, con lo scopo di orientare i ragazzi alle future scelte scolastiche e lavorative, istituendo anche borse di studio per l'attività di ricerca. La nipote non è medico, è laureata in ingegneria, ma ha condiviso per tanti anni l'impegno verso i giovani di mia zia. Quando partì per gli Stati Uniti avevo
solo un anno. E naturalmente era un'epoca in cui si mettevano le basi per quello che poi nel 1986 sarebbe arrivato, cioè il premio Nobel per la medicina. E la nipote però già nel frattempo era cresciuta e insieme con la sua famiglia ebbe questo onore grandissimo di accompagnare la zia a Stoccolma a ricevere il premio Nobel. E Rita Levi Montalcini ha continuato a viaggiare, ci racconta, anche quando era ultracentenaria, ed è stata costretta a fermarsi solo negli ultimissimi anni dopo la rottura di un femore. E dal punto di vista del perché ha scelto di non avere una sua famiglia, c'è la solita risposta che abbiamo sentito anche appunto dalla scienziata stessa. Per lei non era un sacrificio, perché amava ciò che faceva, aveva una volontà incredibile. Le sue giornate avevano una scansione regolarissima, poche ore di sonno, molta lettura e soprattutto, ovviamente, lavoro. Qualunque cosa si prefiggesse la portava a termine. E tutti ci auguriamo naturalmente che ci siano altri premi Nobel per il nostro paese, per le donne nelle materie scientifiche considerate più appannaggio maschile. E sicuramente però non vogliamo lasciar trascorrere questa occasione senza anche orgogliosamente guardare indietro e pensare: questa Italia è stata davvero benedetta da tanti talenti, da tanti carismi. Basta appunto scegliere uno squarcio come la storia, la vita di Padre Bartolomeo Sorge o la storia, la vita di Rita Levi Montalcini, ed ecco che ne abbiamo la conferma. Internazionale con le sue splendide e sintetiche copertine, eccolo qui, un'iniezione di fiducia. Gli annunci sull'efficacia dei vaccini contro il Covid-19 suscitano grandi speranze, ma le incertezze sono ancora molte. Questa volta è citata una lunga inchiesta di un settimanale tedesco, forse il settimanale più conosciuto, Der Spiegel. Ma noi vogliamo subito invece andare anche a questo supplemento speciale, la vittoria di Biden, perché è interessante. Procediamo con il Giappone, con l'Argentina. Ecco, sull'Argentina già la testata la conosciamo perché è citata tantissimo da quando è stato eletto pontefice un argentino, è il Clarín. E poi abbiamo il Brasile con Folha de São Paulo, e qui pure non solo immagini ma anche testo e titoli abbastanza cubitali, un po' più all'europea. Il Frankfurter Allgemeine Zeitung, di nuovo una fotografia più scontata con appunto Joe Biden al podio, e poi ritorniamo invece a caratteri che non conosciamo perché questo è Arez, siamo in Israele e questa appunto è la lingua ebraica. Il cirillico per Izvestia, una testata russa che una volta era molto paludata ma che ha avuto anch'essa l'effetto glasnost. Sudan, Al Jazeera. E qui invece c'è da sottolineare appunto che siamo in uno stato africano dove è ancora continua l'immissione massiccia di soldi e cultura di tipo arabo musulmano. Intanto questo è il momento di scoprire che dal Canada Le Journal de Montréal, quello appunto scritto in lingua francese, ha preferito mettere in primo piano lo sconfitto, dehors, fuori, e naturalmente eccolo qua, inconfondibile, anche se i capelli sono stati resi un po' platino, è Donald Trump. Hello Mr. President. In Austria il titolo, nonostante appunto la testata sia in tedesco, Kleine Zeitung, il titolo è in inglese. Ritorniamo al francese con Le Monde, un président de Amérique. Molto bella la fotografia. Invece molto molto più testo per il Sunday Express, una testata britannica che però
ha la versione anche indiana. The New York Times, i suoi caratteri sono tali, di tale importanza, che appunto quel font si chiama proprio Times e la testata è ancora molto gloriosa nonostante gravi crisi di fondi. Biden beats Trump, un titolo semplicissimo, e già addirittura ritroviamo il ticket insieme in foto, cioè non solo il presidente ma anche la vice, tutti e due con mascherina nera. E in chiusura proprio la capitale nella testata, proprio là dove Joe Biden già si è praticamente trasferito armi e bagagli, ma non alla Casa Bianca per ora. E la testata è infatti The Washington Post, quindi con la citazione della capitale degli Stati Uniti d'America, noi torniamo ad augurare buon lavoro a un personaggio che, volenti o nolenti, influirà anche nelle nostre vite. Ma sempre da quel numero di internazionale che vi mostravo, voglio adesso invece cambiare argomento, addirittura con una rubrica che si chiama Il diario della Terra. Infatti ci sono cose stupefacenti che avvengono più che in terra negli oceani. Anche i fondali marini più profondi sono inquinati dal mercurio. Secondo uno studio pubblicato su una testata specializzata, il mercurio proviene dai pesci che vivono in superficie. Il metallo è stato rilevato anche negli invertebrati che vivono nella fossa delle Marianne e in quella del Armade nell'Oceano Pacifico, quindi oltre o fino quasi a 11.000 metri di profondità, e lo scatto è impressionante. Il mercurio è prodotto dalle attività umane come la combustione del carbone ed è presente in grandi quantità nei pesci che vivono sino a 500 metri di profondità. Allora perché arriva fin laggiù il mercurio? Quando muoiono, le carcasse precipitano verso i fondali e sono consumate da altri animali. Ricostruire questo ciclo del mercurio è importante per valutare l'inquinamento ambientale e la sicurezza del consumo delle risorse ittiche. Il pianeta visto dallo spazio era il 18 ottobre scorso, vortici di fitoplancton intorno alle isole Jason. E a proposito appunto di risorse ittiche, senza questo plancton sottilissimo ovviamente i pesci non potrebbero vivere. Ma scopriamo dove sono queste Jason. Ecco qui, c'è anche il mappamondo sopra, a nord-ovest delle Falkland, che sono anche dette Malvinas alla spagnola, perché erano argentine, nell'Oceano Atlantico meridionale. Il fitoplancton è al centro della rete alimentare marina. Ecco, questo è valso la pena di ribadirlo, intanto che vado a riscoprire ancora uno degli scatti molto belli che in genere aprono le prime pagine di questa testata. Non posso trascurare quello che stanno vivendo oggi, o più o meno ieri e domani purtroppo ancora, gli armeni. Niente di paragonabile al Metz Yeghern, al genocidio, ma certamente ancora sofferenze ingiuste. Partenze e ritorni, Kalbajar, Azerbaigian. Gli armeni danno alle fiamme le case che sono stati costretti ad abbandonare dopo il cessate il fuoco firmato da Armenia e Azerbaigian. I villaggi dove hanno vissuto negli ultimi 30 anni torneranno sotto la sovranità dell'Azerbaigian, che ha ripreso il controllo delle sue province occupate dall'Armenia dopo la guerra terminata nel 1994, e di alcuni territori della Repubblica del Nagorno-Karabakh. L'esodo armeno è cominciato appena si è saputo che, in base agli accordi di pace, gli azeri avrebbero avuto il diritto a tornare a vivere in quei territori. E sicuramente per ogni armeno e per chiunque conosca un po' la storia dell'ultimo secolo e anche un pochino più indietro, appunto, di questo straordinario popolo, immaginare che debbano di nuovo mettersi in cammino
è già di per sé molto molto doloroso. Accantoniamo internazionale, andiamo invece a un'atmosfera tutt'altro che dolorosa, ma anzi gioiosa, però comunque sorprendente. La mia voce, un ponte tra Oriente e Occidente. Questa volta abbiamo un soprano, o come adesso usa dire al femminile, una soprano, un personaggio straordinario, Fatma Said, che a febbraio sarà al San Carlo di Napoli con l'opera immortale di Mozart, Don Giovanni. Ora debutta con il disco El Nur. Essere araba egiziana è un punto di forza. È davvero un fatto particolarissimo immaginare che non solo il timbro, non solo la grande sensibilità che certamente una donna araba può avere siano adatte all'interpretazione dell'opera lirica, ma la questione è proprio vocale, è come lo strumento delle corde vocali e del fiato che naturalmente sostiene il suono possa essere adatto appunto a partire da una persona di madrelingua araba. Viene benissimo raccontato, io vi leggo solo alcuni cenni, sul Venerdì di Repubblica da Alberto Riva, e ci si ricorda in questo articolo e soprattutto nell'intervista che nell'VIII secolo gli arabi hanno fondato un paese nella penisola iberica, Al-Andalus, e naturalmente per quell'ora c'è la regione Andalusia. Quando si ascoltano gli ornamenti del canto spagnolo non deve sorprendere la somiglianza con i nostri, racconta Fatma da Berlino dove adesso vive. Il suo disco è un viaggio nel tempo, si comincia con la sublime voce e visione della Scheherazade che Ravel scrisse su versi di Tristan Clegason, passa attraverso Berlioz, Gobert, Bizet e ci porta nel cuore della musica egiziana e libanese del Novecento, quindi autori che certamente non conosciamo, almeno non come i precedenti, Gamal Abdel Rahim, Najib Ankash, Sayed Darwish, melodie bellissime finora sconosciute, un disco coraggioso. È vero, volevo fare una cosa autentica che mi rappresentasse i punti di contatto tra il canto lirico e quello arabo. Sono tecniche completamente diverse, spiega subito, ma quello che ci accomuna è l'interpretazione. Umm Kulthum, un artista amatissima in Egitto, ha cantato la musica araba come noi interpretiamo i leader tedeschi o la mélodie française, con la voce coloriamo la parola. Come definirebbe la sua di voce? Chiede appunto a Fatma Said Alberto Riva. Non amo classificazioni rigide, distinzioni soprano, mezzo soprano, né penso di dover interpretare per forza questo o quel repertorio. E naturalmente per una donna che al San Carlo, ma anche alla Scala, dove appunto dice che ha letteralmente cambiato anche la sua visione della vita nelle prove, andrà a cantare appunto i versi immortali dei nostri grandi classici, già questo è un cambiamento. Davvero le sorprese nell'arte non finiscono mai, ne sono nutrimento, ma è anche qualcosa che ci fa di nuovo inorgoglire. Che ricordo ha del periodo milanese? Il più bello della mia vita. Ogni paese ha la sua specialità. Io volevo imparare come si canta l'opera. Se vuoi capire Verdi e Puccini, devi venire in Italia. Ecco allora per quale motivo mille e mille sono ogni giorno appunto gli argomenti, e per essere orgogliosi e soprattutto per andare a scoprire o riscoprire, o meglio a volte conoscere, il nostro paese.